Team Italy è composto da 7 donne affette da endometriosi che ogni anno volontariamente si dedicano all'organizzazione della Marcia Mondiale contro l'endometriosi a Roma nel mese di marzo ed ad altre attività finalizzate alla conoscenza dell'endometriosi. Benny, Chiara, Francesca, Eleonora, Patrizia, Giovanna, Vania, questi sono i volti delle donne che promuovono le iniziative per sensibilizzare sull'endometriosi. Numerose sono le attività informative che svolge tutto l'anno il Team Italy. Con la Call to Action Facciamo luce sull'endometriosi è stato possibile illuminare nel mese di marzo i bellissimi monumenti italiani di giallo, in modo di tingere il più possibile l'Italia del colore simbolo della nostra patologia. A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo deciso di implementare le iniziative online. Durante l'ultimo anno abbiamo organizzato un ciclo di dirette web con ginecologi e altri specialisti esperti di endometriosi, con i quali abbiamo approfondito i vari e molteplici aspetti dell'endometriosi. Per favorire la conoscenza dell'endometriosi e infondere coraggio alle donne e alle rispettive famiglie, raccogliamo storie di donne affette dalla patologia e le condividiamo poi sui nostri social utilizzando l'hashtag Io ci metto la faccia. Per questo sabato 27 marzo abbiamo organizzato poi un'edizione virtuale della marcia, la Virtual Endomarcio Italy. Partecipare è stato semplicissimo, è bastato indossare un indumento giallo, scattarsi una foto e condividerla sui propri canali social utilizzando gli hashtag Lontane ma unite e Stop al silenzio. Il supporto dei medici nella nostra azione di informazione è senza dubbio fondamentale e solo grazie alla meravigliosa sinergia che si è venuta a creare in questi anni di attività di sensibilizzazione che siamo riusciti ad organizzare una convention virtuale prevista per la giornata di domani, domenica 28 marzo, a partire dalle ore 10. Una vera e propria maratona online dedicata all'endometriosi, che verrà trasmessa sui nostri canali social e alla quale prenderanno parte medici italiani e stranieri e figure legate al mondo dell'istituzione e del volontariato. Oggi ci teniamo tantissimo a ringraziare tutti coloro che da sempre ci sostengono nella nostra attività di informazione volta a creare maggiore consapevolezza sull'endometriosi. In Italia ci sono importanti centri di riferimento per il trattamento dell'endometriosi e per la ricerca sulla patologia. Uno fra questi è l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria a Negrao, in provincia di Verona. Di seguito è previsto un intervento del primario del reparto di ginecologia ed ostetricia, il professor Marcello Ceccaroni. Buongiorno a tutti. Sono Marcello Ceccaroni, direttore del Dipartimento per la tutela della salute e qualità di vita della donna a Negrar di Valpolicella, Verona, Italia. Uno dei centri più grossi al mondo per la diagnosi, la cura e il trattamento dell'endometriosi pelvica severa. L'endometriosi è una patologia estremamente aggressiva, una patologia estremamente diffusa, rappresenta una delle più importanti e feroci patologie croniche infiammatorie che esistano nell'essere umano, e in modo particolare con un'incidenza davvero alta. Si stima che in Italia ci siano tra i 3 e i 5 milioni di donne affette da endometriosi, colpisce circa una donna su 10 in età fertile e nel mondo ha la stessa incidenza del diabete. Circa 180 milioni di pazienti diabetici nel mondo, circa 175 milioni di pazienti endometriosiche, e sono stime sicuramente decisamente sottostimate. Quello che caratterizza l'endometriosi è innanzitutto un enorme senso di sfida, una sfida che passa attraverso al fatto che è una patologia davvero subdola. Una patologia che spesso si manifesta in dei contesti in cui non viene riconosciuta per tutto un insieme di fattori che sono essenzialmente culturali,
ma anche di metodiche o di sensibilità diagnostica, e che passa attraverso lunghi periodi nei quali non viene correttamente diagnosticata, ritardi diagnostici e una ferocia particolare che ha nel riuscire a continuare con questo fronte d'onda infiammatoria ad andare ad infiltrare organi e tessuti anche al di fuori dell'utero e delle ovaie. Questa malattia è una malattia che di fatto porta non soltanto a un dolore cronico che diventa invalidante, ma tutta una serie di sintomi che sono particolarmente feroci, proprio perché vanno a riguardare tutte le sfere della vita viscerale e di conseguenza anche della vita relazionale della donna. Infatti ci sono fortissimi dolori durante le mestruazioni, che cominciano però ad accompagnarsi anche in caso di diffusioni extragenitali della malattia, a fortissimi dolori durante la defecazione, dolori durante i rapporti sessuali, durante la minzione, le funzionalità vescicali in genere, o dolori che si possono irradiare anche ai quadranti alti dell'addome, come al diaframma, con una compromissione spesso anche di strutture molto delicate, nervi. Quindi, in poche parole, quei delicati fili elettrici che modulano tante delle nostre funzioni, dalla minzione alla defecazione, la lubrificazione, il turgore degli organi genitali durante il rapporto sessuale, e anche fibre nervose che traghettano la nostra sensibilità, quella soprattutto la sensibilità legata al dolore, detta appunto sensibilità nocicettiva. È un tipo di malattia che è molto difficile da descrivere in parole semplici. Di solito noi utilizziamo l'esempio di una enorme colata di colla dura, tipo super attack, che in qualche modo ogni mese va a sciogliersi e conseguentemente a solidificarsi. È un po' come se in qualche modo ci fosse qualcuno che nello stesso punto va a praticare una ferita che ha un mese di tempo per cicatrizzare e successivamente viene riaperta la ferita nello stesso punto. Dopo tantissimi mesi o nell'arco di anni, questa ferita avrà delle caratteristiche ben precise, che sono quelle di una ferita che si infiamma, e si infiamma costantemente e ciclicamente ogni mese, ma nello stesso tempo anche una ferita che da tanto tempo si è infiammata, e quindi ci saranno tutte le caratteristiche anche di un'infiammazione cronica. Questa altalena di cicatrizzazione e infiammazione è un po' come l'andamento che ha la lava di un vulcano durante le eruzioni: ha una fase incandescente, ha una fase in cui si solidifica. Tutto questo è l'endometriosi. Tessuto infiammato, di fatto l'endometrio, il tessuto che normalmente sarebbe all'interno dell'utero e qui si ritrova in delle sedi al di fuori dell'utero e nell'addome o nella pelvi più frequentemente, e questi sanguinamenti anomali in sedi anomale portano appunto a dei tessuti che cicatrizzano e sono come dei piccoli rammendi che si creano all'interno del corpo. Sono quindi delle parti più attive, l'endometriosi stessa, con delle parti che a suo tempo furono attive, a loro tempo furono attive, ma che poi si vengono a cicatrizzare, la cosiddetta fibrosi. La fibrosi è un po' la cugina dell'endometriosi, oppure è una endometriosi che in qualche modo si è spenta, ma che accompagna con questo cordone fibroso il fronte d'avanzamento infiammatorio dell'endometriosi. In poche parole, tutto questo crea delle masse, e queste masse non solo vanno ad intaccare gli organi, ma vanno anche a comprimerli, a schiacciarli, e quindi ci possono essere a volte anche delle compromissioni sulle funzioni d'organo. Quindi l'endometriosi in alcuni casi diventa particolarmente pericolosa. Quindi di fatto questo fronte di avanzamento dell'endometriosi porta a delle distorsioni dei tessuti che portano a delle caratteristiche ben precise, che sono definibili sotto forma di aderenze, noduli, cisti, più caratteristicamente cisti che si realizzano all'ovaio.
L'endometriosi quindi crea problematiche molto importanti, problematiche di infertilità, quando è un'endometriosi fuori controllo che compromette non solo la silhouette delle tube, l'anatomia degli organi pelvici, ma anche la qualità e quantità degli ovociti e quindi la fertilità in senso lato. Si stima che dal 25 al 50% delle pazienti affette da endometriosi siano infertili proprio per colpa dell'endometriosi. Ma l'endometriosi col tempo può diventare una patologia che crea un dolore cronico sempre più invalidante, ma anche mettere in pericolo in alcuni casi la vita. Può infatti creare dei danni d'organo molto importanti, come ad esempio quei danni che si creano legati all'infiltrazione del retto e quindi alla sua stenosi, cioè al restringimento patologico del retto con delle possibilità occlusive, o infiltrazioni di altri visceri, quali ad esempio gli ureteri, questi tubini che portano le urine in vescica e che possono essere in qualche modo schiacciati progressivamente, ostruiti, rischiando quindi di far perdere alla donna la funzionalità del rene o il rene stesso. A volte l'endometriosi infiltra anche dei nervi, nervi delle gambe, i cosiddetti nervi somatici, portando progressivamente a delle ridotte funzionalità dell'arto, della deambulazione, della guida. Oppure può creare delle sindromi di dolore cronico che viene in qualche modo memorizzato dai sistemi cerebrali e quindi quando il dolore è centralizzato è un dolore anche difficile da far sparire anche una volta risolta la problematica della patologia endometriosica. Ci sono delle sindromi molto importanti neurologiche caratterizzate proprio da questa modalità infiltrativa e compressiva che l'endometriosi a volte ha su queste radici nervose. Inoltre l'endometriosi crea quindi una serie di problemi che sono anche nella vita sociale, nella vita relazionale, nell'anima di una donna, perché va a colpire la sfera della fertilità, della genitorialità, la sfera delle relazioni di coppia, delle relazioni sociali in generale, essendo un dolore invalidante che tiene a casa e a letto in buona sostanza, ma anche una serie di reali impedimenti nella realizzazione professionale oppure proprio nel lavoro. In effetti l'endometriosi è davvero causa, da un punto di vista puramente speculativo ed economico, di un notevole danno economico alla società, in quanto non solo c'è una ridotta produttività che le pazienti hanno nel non andare al lavoro, ma perché è una patologia che richiede tutta una serie di indagini, diagnostiche, cure farmacologiche, cure chirurgiche che sono estremamente costose. Quindi l'endometriosi è di fatto una piaga sociale, un nemico subdolo che va sconfitto e va sconfitto con astuzia. Un'astuzia che richiede quindi una cooperazione e soprattutto uno sforzo che non deve essere più settorializzato a una ricerca biologica oppure alla metodica chirurgica. Cercare cioè quindi di capire che l'endometriosi è un nemico da sconfiggere essendo più astuti di lui. Uno dei più importanti passi avanti che sicuramente si possa fare è cercare di creare una sensibilità alla patologia endometriosica nella popolazione. In questo le associazioni di pazienti sono estremamente preziose, in quanto ci permettono di arrivare non solo loro in prima persona, ma anche noi medici da loro invitati, a comunicare alle adolescenti, ad esempio nelle scuole o in eventi divulgativi e comunicativi dappertutto in giro per il mondo, o anche a congressi o corsi per medici di base o ginecologi di base. In poche parole, imparare a insegnare alle persone che questa patologia è una patologia che può essere davvero drammatica, una patologia che può avere dei risvolti davvero aggressivi. In effetti c'è una quota, circa il 30% dell'endometriosi, che ha davvero una modalità di diffusione aggressiva, multiviscerale, molto feroce.
e quindi non è una normale patologia delle aderenze o di un po' di infertilità, è una patologia che spesso davvero crea dei danni importanti. Assieme a questo sforzo culturale di divulgazione, sicuramente si deve abbinare uno sforzo che porti alla diagnosi precoce. Ma è chiaro che imparando a capire che il dolore mestruale non è una cosa normale, non è una cosa che siccome la nonna lo sopportava allora è normale, è un dolore che deve portare i genitori o la paziente stessa, già da adolescente, a sensibilizzarsi a ulteriori approfondimenti diagnostici. E da qui deve nascere una cultura dei medici di base e dei ginecologi di base a capire che l'endometriosi può avere dei risvolti davvero aggressivi e spesso può essere profonda, nascondersi cioè in profondità, quasi come un tartufo si nasconde sottoterra, e che non basta l'assenza di cisti ovariche per negare l'esistenza di un'endometriosi profonda. Ci sono poi quindi una serie di esami molto importanti che si devono fare alla paziente. Il primo esame, che è il più economico, è quello di ascoltarla, ascoltare i suoi sintomi che hanno delle caratteristiche ben precise e nella narrazione che la paziente fa saper cogliere quegli elementi che fanno pensare a un dolore che da ciclico si è fatto cronico. A questo chiaramente va abbinata una corretta metodica diagnostica. Oggi le metodiche più importanti, quali quelle della diagnostica ecografica e degli esami strumentali più approfonditi come la risonanza magnetica o l'uroTAC, sempre meno di utilizzo ma ancora efficace il clismopaco nella valutazione della silhouette dell'intestino eventualmente compromesso, sono estremamente utili per permettere di fare diagnosi di endometriosi profonda. Ma è la visita ginecologica che può permettere davvero di arrivare a una corretta topografia della distribuzione delle lesioni. A questo punto ci sono tutta un'altra serie di filoni che devono supportare l'attività clinica, la ricerca genetica, la ricerca biomolecolare, la ricerca immunologica, perché pare che anche nei sistemi di immunosorveglianza ci siano degli elementi che possono essere chiamati in causa nella recrudescenza o meno di questa patologia. E quindi la biologia, ma anche la farmacologia. L'endometriosi è una patologia che deve soprattutto cercare di essere curata come una malattia curata con delle medicine. Non significa che una paziente che ha endometriosi necessariamente si deve operare. Anzi, idealmente, la paziente con endometriosi è quella paziente che viene presa per mano dal suo ginecologo e viene trasportata verso la sua menopausa, quando sarà tanti anni dopo, utilizzando freno e frizione, utilizzando farmaci e utilizzando attese, utilizzando degli aiuti per farle eventualmente rimanere incinta e cercare quindi che la paziente viva anni di benessere realizzando i suoi sogni di ricerca di gravidanza qualora lo desiderasse, ma la qualità di vita innanzitutto. Questo sarebbe il mondo ideale, ma in realtà è un mondo al quale si può giungere, è un mondo che rappresenta tantissime pazienti che sono in cura. Tanto per intenderci, il nostro centro, che è uno dei centri che vede e tratta uno dei numeri maggiori al mondo di pazienti, vede circa 12-13 mila pazienti all'anno e di queste ne vengono operate circa 1500. Questo significa che il 9% delle pazienti del nostro centro, che comunque è un centro di riferimento e quindi arrivano da noi pazienti già programmate per essere sottoposte ad un intervento chirurgico, solo al 9% noi diamo un'indicazione assoluta e categorica alla chirurgia. Vuol dire cioè che il restante 91% viene ulteriormente sottoposto a una chance di trattamento farmacologico della malattia. La chirurgia quindi diventa un elemento importante? Sì, lo diventa importante in tutti quei casi nei quali la malattia sfugga al controllo farmacologico. Per controllo farmacologico ovviamente intendiamo un controllo di terapie ormonali, che siano estroprogestiniche o progestiniche, che vanno trovate tentando
1000 volte di trovare il farmaco giusto, provando e riprovando, in modo tale che si trovi tra le tante formulazioni ormonali quella che sia più adatta a quella singola paziente. Non esiste una pillola uguale per tutti, non esiste una possibilità di trattamento farmacologico uguale per tutti. Assieme a questo non vanno sottovalutati gli stili di vita, l'attività fisica, una corretti stili di vita e la nutrizione, assieme a tutto quello che è il mondo degli integratori che oggi sono a disposizione, possono portare a un effetto sinergico che portano a un benessere psicofisico di quella paziente e quindi a evitare una chirurgia. La chirurgia ideale per una paziente endometriosica è quella che non si realizza mai, e questo sarebbe il nostro obiettivo. Nei casi in cui la chirurgia sia strettamente indicata, è chiaro che è fondamentale pensare ad alcune regole ferree. Quando si opera, cercare di operare quella paziente il meno possibile. È davvero drammatico nei centri di riferimento, come può essere il nostro, vedere che la mediana degli interventi chirurgici delle nostre pazienti, precedenti interventi chirurgici, è di 3. Con un range che va da 0 a 22, cioè vuol dire che quella paziente sarà la paziente che da noi riceve in media il quarto intervento chirurgico per endometriosi della sua vita. E questa è sicuramente una sconfitta, perché tutte le statistiche dicono che dopo un trattamento chirurgico radicale in tutti i centri del mondo, l'endometriosi ha un tasso di recidiva che è attorno al 7-8%, e meno della metà di queste pazienti che recidivano saranno pazienti da candidare a una chirurgia. Allora ci dobbiamo interrogare realmente su quello che è un corretto timing per la realizzazione di un evento chirurgico in quella singola paziente. Un corretto timing al fine di evitare delle chirurgie inadeguate, superficiali, che si stratifichino sul corpo e sulla pelvi di quella paziente, andando ulteriormente ad impoverire il suo patrimonio follicolare, la sua riserva ovarica e aggiungere cicatrici alle cicatrici. Non c'è niente di peggio che affrontare la pelvi chirurgicamente di una paziente che è già stata operata più volte e dove la malattia non recidivante ma persistente per anni è stata in grado di lavorare ed agire indisturbata. Io e i miei collaboratori, la fatica più grande che facciamo con tante pazienti che arrivano da noi in attesa di un parere cosiddetto dell'esperto, è proprio quella di convincere molte pazienti a non operarsi. Sono pazienti che in qualche modo magari sono asintomatiche, giovanissime, ventenni, diciottenni, che hanno una cisti ovarica piccolina, 3 cm, 4 cm, ma arrivano da noi già terrorizzate, perché gli è stato detto che allora è una malattia che le renderà sterili, che devono operarsi a tutti i costi. E la fatica più grossa che noi facciamo è quella di riuscire a conquistare la fiducia di quella paziente che ci vede in qualità di esperti per la prima volta, mentre invece è cresciuta col proprio medico di famiglia, e convincerla che non si deve operare, che c'è tempo, che con una pillola quella cisti può ridursi o addirittura scomparire, e che è molto importante destinare la chirurgia a quando ci sono o dei rischi di danno d'organo o una grave compromissione della fertilità, oppure a un dolore incoercibile refrattario ai trattamenti farmacologici. Ecco quindi che anche un corretto timing per la chirurgia è fondamentale per il benessere di questa paziente. Quando la chirurgia deve essere quindi realizzata, è auspicabile che sia radicale. Radicale perché, come abbiamo detto, questo è l'unico trattamento che può portare la paziente ad avere un tasso di recidive davvero basso. Molto spesso nei nostri centri vediamo pazienti ormai rassegnate al concetto che ogni anno tanto hanno una recidiva e si devono sottoporre a una chirurgia. Quello è un segno di una chirurgia non adeguata, non radicale, ricevuta in precedenza, e non c'è niente di più dannoso che questo tipo di chirurgia. Quindi il trattamento chirurgico dell'endometriosi è paradossale, possibilmente non operare, ed è questo il paradosso più grande, ma quando si opera deve essere fatto il numero minore di volte e nella maniera più accurata.
Trattamenti radicali vuol dire anche trattamenti che siano purtroppo aggressivi, aggressivi su quella pelvi dove la malattia ha agito indisturbata per anni o persistentemente ha creato danni o ha recidivato varie volte. E a questo punto ecco che in atto ci sono le cosiddette tecniche fertility sparing, nerve sparing, perché il nostro obiettivo è quello di preservare la fertilità di quella paziente se lo richiede, nello stesso tempo ripristinare una anatomia il più corretta possibile dopo questi interventi, ma preservare anche il più possibile le funzioni pelviche, ossia la qualità di vita neurologica di quella pelvi e quindi la qualità di vita di quella donna, le funzioni sessuali, la funzionalità vescicale, la funzionalità rettale. Ecco che quindi un campo davvero importante, quasi altrettanto importante quanto la biologia molecolare, che forse un giorno ci porterà a curare l'endometriosi con un farmaco e non andare più in sala operatoria, questo è auspicabile, al momento è drammaticamente altrettanto importante la ricerca chirurgica, la ricerca che soprattutto passa attraverso le sale settorie, le dissezioni anatomiche che oggi noi facciamo costantemente su dei modelli che sono sostanzialmente dei preparati anatomici, quindi dissezioni cadaveriche, per mettere in atto tutta una serie di strategie chirurgiche moderne che ci possono portare ad una chirurgia a ridotto impatto ambientale su quella pelvi, ma anche nella vita di quella donna. Questa è la sfida finale che noi vogliamo lanciare all'endometriosi e in iniziative, in giornate come questa, sicuramente il fatto che ci sia una sensibilità in tutto il mondo verso questa patologia, verso non soltanto le sue vittime, ma il fatto che le sue vittime siano qui a testimoniare la loro storia per essere di esempio e di aiuto alle future generazioni, sicuramente è una cosa bellissima che solo qualche anno fa aveva delle difficoltà a essere così compresa. L'unica strategia per vincere questo nemico così subdolo e così furbo e così intelligente è quello di essere più subdoli, più furbi e più intelligenti di lui. E questo si può fare semplicemente attraverso una cultura che innanzitutto ci porti a capire che cos'è questa patologia e soprattutto a far capire alle persone, dalle pazienti ai medici, i risvolti che questa patologia può avere e di come una diagnosi precoce ci possa portare a curare la malattia con dei farmaci, evitando quindi idealmente la chirurgia e la sala operatoria. Sono convinto che le generazioni future, le figlie delle pazienti endometriosiche, saranno molto avvantaggiate dal fatto di avere delle madri sensibili al problema, che anziché dire loro è normale, diranno loro vieni con me dal ginecologo, ma soprattutto anche perché si troveranno in una società che decisamente è molto più sensibilizzata al problema, compresi gli stessi medici e gli stessi ginecologi. Per cui direi che questa giornata è una giornata importantissima per tutti noi e se ci contiamo ormai siamo un esercito davvero numeroso in tutto il mondo e l'endometriosi deve avere davvero una gran paura.